Leonardo De Luca, uno dei più giovani cardiologi della capitale e dei più apprezzati, e il cuore è un muscolo molto romantico, forse più romantico dei nostri muscoli, che fa rima con cuore, ma quando non fa rima con cuore e dovesse far rima con stent, come la mettiamo? Beh, il cuore a volte può far rima con stent quando ci sono delle stenosi, ovvero dei restringimenti a livello delle arterie che portano il sangue al tessuto cardiaco e che si chiamano coronarie. In questi casi, quando c'è un restringimento importante alla coronarografia, che è appunto l'esame invasivo che consente di visualizzare l'albero coronarico mediante l'utilizzo di un mezzo di contrasto iodato e di apparecchiature di ultima generazione, bene, quando ci sono questi restringimenti si può intervenire da un accesso periferico che di solito è l'arteria radiale del nostro polso o l'arteria femorale a livello dell'inguine e con dei cateterini appunto si arriva sino alle arterie del cuore e si dilatano questi restringimenti dapprima con un palloncino e poi impiantando appunto questi stent che sono delle retine metalliche che servono a mantenere pervia l'arteria del cuore e quindi a portare il flusso, il sangue, il nutrimento e l'ossigeno al nostro muscolo cardiaco. Dottor De Luca, perché il cuore s'ammala? Il cuore si ammala, parlando ovviamente di aterosclerosi coronarica, cioè appunto di questi restringimenti a livello delle arterie del cuore, per tutta una serie di fattori. Ci sono dei fattori genetici che ancora non conosciamo purtroppo del tutto, c'è una familiarità, c'è una predisposizione alle malattie cerebrovascolari e poi ci sono dei cosiddetti fattori ambientali o esterni. Primo tra tutti è il fumo, l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito, appunto l'ipercolesterolemia, cioè l'eccesso di colesterolo, per lo più con le frazione LDL e trigliceridi nel nostro sangue, poi dei fattori di rischio cosiddetti minori, come lo stress emotivo, lo stress lavorativo e tanti altri fattori che sono stati identificati nel corso degli anni e che contribuiscono alla crescimento di quella che è la placca, cosiddetta placca aterosclerotica, che man mano cresce sino a portare ad una ostruzione più o meno completa delle arterie del nostro cuore.